vedete è What If, porsi delle domande, e ci sembrava davvero in linea con quello che è poi l'obiettivo, la missione di Fed Stroke, mettere insieme pubblici diversi, chiedersi il perché di alcune situazioni, di cose che non stanno funzionando, cercare di trovare insieme delle soluzioni. Una platea che, lo dicevamo prima, è fatta da scienziati, ricercatori, aziende, pazienti. Il premio che è stato gentilmente offerto da Samsung va a Dilara. L'anno scorso avevamo detto che Miro, la piattaforma per la riabilitazione dei bambini basata sui neuroni specchio, era un prototipo, un'idea, e invece adesso è vero, è reale, oggi lo insegniamo ai primi bambini. In due parole, quello che è Mirror è la possibilità, l'opportunità data ai bambini di fare un qualcosa, un top alla riabilitazione tradizionale, che è quello di allenarsi a casa basati appunto sul principio neuroni specchio con altri bambini simili. È pensato per essere inserito in una famiglia che ha già un sacco di cose da fare, per cui anche banalmente la connessione è semplicissima. Francesca è piena di coraggio, di positività e soprattutto ha messo del credo e in una maniera innovativa porta avanti la sua storia, per cui questi valori sono valori che fanno parte anche del DNA di OTV Foundation, e per questo che oggi collaboriamo insieme. Quindi vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Non mi interessa la perfezione, dice Darwin, perché dove c'è perfezione non c'è storia. Molto spesso ci chiediamo cosa sarebbe successo se, perché il presente che noi viviamo oggi nell'evoluzione è soltanto uno dei tanti possibili. Fight the Stroke è un esempio fantastico di rete, soltanto insieme si può finanziare, promuovere e rendere socialmente importante la ricerca scientifica, che poi diventa cura per tutti, non soltanto per i più fortunati, ma per chiunque nel mondo. Sono qui per parlare di due parole chiave. Una è imperfezione, e per smontare il luogo comune che ci dobbiamo evolvere per diventare sempre più perfetti, e l'altra è diversità, per raccontare che in realtà il vero segreto, il vero combustibile di qualsiasi cambiamento è la diversità individuale. L'obiettivo di Watson è, perché la direzione che oggi mi viene si occupa di questa materia, è proprio quella di salvare la vita e di abbassare i costi della sanità nel mondo. Alla base di tutto c'è l'apporto di fiducia. Se il paziente viene da me e non gli piaccio, io gli consiglio un altro medico dell'altro, perché se alla base non c'è la componente umana, manca quella componente empatica che poi è alla base anche della presenza. Recentemente quello che sto notando in giro è un appiattimento. Non vogliono che tu abbia un brain, oppure se ce l'hanno più del brainstorming sono più del brainless. Abbinando il fight, che è combattere, call, che è chiamare, e brain, che è ragionare, e direi che ci sono tutte le componenti che portano alla curiosità e alla resistenza, perché secondo me è un tempo di fare resistenza a quello che è la mancanza di competenze, la mancanza di condivisione delle stesse. Si è parlato tra le varie cose di neuroscienze e di evoluzione, che sono due argomenti molto interconnessi fra di loro, perché vedono nella relazione che avviene in natura e nella metamorfosi degli esseri viventi proprio un momento fondamentale perché la vita possa svolgersi nel migliore dei modi. Fight the Stroke per me è un esempio, perché mostra come quando la gente percepiamo direttamente le possibilità che la scienza può darci e il progresso che può farci fare, ecco che quando queste due cose si uniscono, allora generiamo un vero progresso. È importante, secondo me, partecipare per imparare ad avere un ruolo attivo nel gestire la propria salute e nel parlare con gli altri e nel creare dialogo nella propria comunità. Non mollare mai, questo è l'insegnamento di Fight the Stroke. Curare è possibile. L'associazione Fight the Stroke è nata da persone davvero straordinarie che in un momento di difficoltà hanno saputo creare un'iniziativa importante e intorno a questa iniziativa costituire una comunità di relazione, di scambi. Quella mano è cambiata dall'inizio alla fine del trattamento, dopo 6 mesi quella mano è ancora funzionale, eccetera, eccetera. Non limitarsi ad
un'osservazione. Utilizziamo una metodologia che è chiamata Human Centered Design, quindi disegnare mettendo la persona al centro. Lavoro in quest'area dagli ultimi 10 anni e ho lavorato soprattutto sulle malattie croniche. Ricerca rivela attenzione, la frutta finta previene le malattie immaginarie. Parla l'inventore delle supposte, potevo fare le pillole, ma mi divertiva l'idea. Fight the Straw è un modo per mettersi insieme, per riconoscere che la fragilità non è un difetto, ma che l'intelligenza e il cervello possono aiutarci a comprenderla. Si dipende tutti uno dagli altri, la dipendenza è un valore. Fight the Straw è questo, usa il cuore per spingere il cervello, quindi è una bella idea essere qua insieme per condividere ciò che il cervello produce. Fabrizia, designer, allunga le braccia, afferra l'oggetto, apri le mani, accendi i neuroni specchio.